greening per noi è un elemento di negatività e di riduzione della nostra competitività. Però gli strumenti che possiamo mettere in campo, come il processo di sostituzione con le colture proteiche, come soia, medica, che sono greening assolventi, cioè assolvono l'obbligo del greening, sono tutti strumenti che ci potrebbero consentire di esercitare quella rotazione che viene imposta, ma anche in maniera da averne un vantaggio agronomico e quindi ritornare, diciamo così, a un'alternanza. Noi abbiamo lasciato un tavolo ministeriale nello scorso mese di maggio, nell'ambito del quale c'era stato un impegno da parte del governo e del ministero a emanare linee guida entro il 30 giugno in tal senso. Il 30 giugno è passato e nel frattempo si moltiplicano le iniziative che vanno nella direzione opposta. Vedo che il governo è molto impegnato a fare altre cose, diciamo. Sarebbe molto importante che il ministero emanasse finalmente le norme, perché gli agricoltori si preparano a seminare il grano e quindi ad impostare i programmi colturali, e dovrebbero, io credo, sapere per tempo cosa li aspetta per il 2015. Purtroppo l'Italia ancora una volta è in ritardo e non abbiamo tutti i consigli da poter dare ai nostri agricoltori, e dobbiamo lavorare con il Ministero perché siano pronti il prima possibile. Tutto sostenibile è possibile da sempre, è ovvio che tutto ha un prezzo, bisogna contemperare gli interessi, da un lato la tutela del territorio, dall'altra la necessità agroalimentari. Allora bisogna davvero effettuare questo contemperamento degli interessi, sapendo però che c'è sempre un prezzo dall'una o dall'altra parte. Io penso che proprio la politica dovrebbe cercare questo contemperamento degli interessi. Sulla direttiva nitrati noi abbiamo auspicato che ci sia una coesione a livello delle regioni rappresentate questa sera e soprattutto che ci sia una lingua unica parlata dalla politica verso gli imprenditori e dagli imprenditori verso la politica. Una nuova legge di stabilità, pare vogliono andare a recuperare 500 milioni di euro dalla fiscalità sul mondo agricolo. Io non so avanti di questo passo dove arriveremo, perché il mercato è quello che è, direi in grande sofferenza. Se noi poi andiamo a togliere un po' di agevolazioni in questa fase e soprattutto non risolviamo un problema atavico come quello delle zone vulnerabili, credo che in buona parte della zootecnia da qua ai prossimi mesi sia costretta a chiudere. La sfida ora sta a coniugare quelle che sono le esigenze degli imprenditori con, e quindi le velocità che hanno messo in campo gli imprenditori questa sera, con le velocità della politica.